Sono a Roma, dove la giovane scrittrice catanese Viola Di Grado presenta il suo nuovo libro Fuoco al cielo. Mentre la sala inizia a riempirsi, lei si mostra disponibile ad un'intervista per la nostra testata. Ok, siamo qui con Viola Di Grado, autrice di Fuoco al cielo. Parlaci un po' di questo libro, di cosa parla? Allora, è ambientato nel luogo più radioattivo del pianeta, è un reale fatto di cronaca avvenuto negli anni 90 in Russia. È un fatto di cronaca sconvolgente che ancora non è stato del tutto risolto. Siamo dalle parti di una città segreta, una città che è stata costruita intorno alla centrale nucleare e quindi che ha causato tre catastrofi nucleari a causa di tutte le scorie nucleari che gettava in un fiume. La storia si svolge proprio sulle sponde di questo fiume, nel villaggio di Muslimovo, dove avviene una storia d'amore abbastanza distruttiva fra Tamara e Vladimir, che è una storia d'amore molto radioattiva, proprio come il resto dell'ambiente. E poi a un certo punto succederà qualcosa di incredibile che non voglio spoilerare. Ok, seconda domanda. Sei recentemente stata in Finlandia. Cosa ti sei portata dietro dalla Finlandia proprio dentro di te? Sì, ho passato lo scorso anno tutto in residenza per scrittori in giro per la Scandinavia, Svezia, Finlandia, Islanda, e quindi cercavo proprio quei paesaggi lì, quel tipo di gelo, di silenzio, assenza di umanità e quindi quel tipo di temperatura lì che mi sono portata dietro, quel silenzio. Ok, poi ultima domanda, tu sei molto multiculturale, hai viaggiato molto, i tuoi libri sono ambientati in diverse parti del mondo, Giappone, Cina e così via, e che consiglio daresti ai giovani, perché tu sei giovane, per arricchirsi in un periodo in cui si tende molto alla chiusura, i giovani ne risentono abbastanza? Sì. Arricchirsi intendi interiormente in questo senso? Conoscere di più il mondo, capire. Certo, io da sempre la mia condotta è stata questa, allontanarsi il più possibile da se stessi, praticamente il contrario di quello che di solito si dice, scoprire se stessi, cercare se stessi, no, sono tutte stronzate, allontanarsi da se stessi, dai territori familiari e attraverso la diversità, l'altro da sé, che ci si arricchisce, che si può veramente essere soddisfatti di questa esperienza sulla Terra.